Per un'estate frizzante, briosa e ricca di colpi di scena, a voi la prima proposta di Night and Day Television. Caffè del Mar, siamo a Salerno, Resto Pub, Wine Bar, Disco, a voi il servizio. New Entry a Night and Day, il Caffè del Mar a Salerno, un locale da vivere a 360 gradi, ottima accoglienza, buona musica e tanti spiritosi piatti da gustare. Amici di Night and Day, siamo al Caffè del Mar, una new entry, e adesso ho il piacere di intervistare Enzo. Enzo con Stefania. Questa sera chi è che ha scelto il Caffè del Mar? Noi siamo vecchi clienti, veniamo spesso qui e ci fa piacere perché è una buona compagnia, il locale è accogliente e ci divertiamo pure. Ma che cosa ha di particolare questo, non so, ristorante, disco pub, wine bar? Tu come lo preferisci? No, in tutte le versioni. È l'accoglienza che è piacevole, il personale alla mano. È... Che cosa ha ordinato questa sera? La carne. Quindi possiamo dire che dal lato gastronomico? Sì, la carne è buona. Okay, la proviamo. Bene, sì, sicuramente. Perfetto, io vi ringrazio, un saluto agli amici di Night and Day Television da Caffè del Mar. Ciao. Invitiamo tutti coloro che ancora non conoscono il Caffè del Mar. Certamente, venite tutti in massa al più presto a gustare gli ottimi cibi del Caffè del Mar. Grazie, un saluto agli amici di Night and Day Television. Bacio. Un saluto agli amici di Night and Day Television. Ciao. Un atleta, che meno marito ne sai, il mio corpo è un avvocato, quando tuo piatto perderai. Immaginando la mia terra io mi sono convinto che non c'è odio, non c'è guerra, quando letto l'amore c'è. Il Caffè del Mar è un locale tutto da provare, anche perché si ha la possibilità di conoscere ragazze bellissime come voi. Buonasera, i vostri nomi? Isabella. Iole. Ragazze, siete di? Sarno. Sarno, eh? Sarno, lo stesso. Siete di Sarno. Questa sera come mai Caffè del Mar? Diciamo che volevamo provare qualcosa di nuovo, quindi siamo venuti al cinema e abbiamo deciso di fermarci qui. Infatti noi dobbiamo ricordare che il Caffè del Mar, ragazzi, si trova proprio accanto a Medusa, quindi nel caso, dopo aver visto il film, si può venire qui a cenare, ordinare cosa? Tu questa sera, ecco, vedo tutto a base di dolce. Sì, sì. Siete già arrivati al dolce? Avete ordinato un primo, un secondo, oppure avete preferito? Abbiamo mangiato una pizza buonissima, una pizza margherita con la bufala, e devo dire che è veramente squisita. Poi abbiamo deciso di prenderci un dolce e io approfitterò il cioccolato. Ragazzi, vi ringrazio, un grosso bacio ai amici di Night and Day Television dal Caffè del Mar. Ciao. Amici di Night and Day, siamo in quello che può essere definito l'angolo creativo del Caffè del Mar. Al mio fianco Anna Mixologist, correggimi se sbaglio. Sì. Quindi possiamo dire Lady Bar, giusto? Bar Lady, sì, esatto. Perfetto, Bar Lady. Tu hai questo nome particolare perché ti occupi sei specializzata in quella che è la preparazione dei cocktail molecolari. Cocktail molecolari, sì, esatto. Consiste in cosa? È una serie di preparazioni, in pratica qui abbiamo una sferificazione e spiego in modo molto semplice. Qui abbiamo delle molecole d'alcol, ogni colore corrisponde ad un sapore, ad esempio quella verde è Midori, a seguire vodka a fragola, e l'alcol dallo stato liquido diventa solido. Quindi tu, oltre a berlo, puoi anche mangiarlo. Mentre poi qui abbiamo una preparazione con la frutta e usiamo la gan, ossia la fiamma ossidrica, e facciamo una caramellatura che va a aromatizzare il cocktail. Ecco, in questo modo diventa, non so, più solido, più dolce. In questo caso diventa più dolce perché si caramellizza e quindi dà un aroma particolare al drink. Ma che differenza c'è tra un cocktail normale e il cocktail molecolare? Qual è proprio la differenza principale? La differenza particolare è che noi non alteriamo la struttura e il sapore del drink, ma la andiamo a aromatizzare utilizzando dei prodotti particolari che sono comunque naturali, come ad esempio il sugo essere, la lecitina di soia che è presente comunque in tutti gli alimenti. Quindi non cambiamo la struttura dell'alcol, ma insegniamo ai clienti al saper bere. Questo si può fare sia con i cocktail alcolici che analcolici, non c'è differenza? No, non c'è differenza, no. Ok, io ti ringrazio, invitami tutti coloro che non conoscono il Caffè del Mar. Allora, invito tutti al Caffè del Mar per assaggiare non solo i nostri prodotti tipici culinari, ma anche i nostri drink molecolari. Ti ringrazio, un saluto agli amici di Night and Day Television. Bacio. Grazie a
Finalmente possiamo dare inizio ad uno dei periodi più belli e più attesi dell'anno. Siamo a Caffè del Mar, una new entry per le telecamere di Night and Day Television. Al mio fianco ho il piacere di intervistare e di conoscere la direttrice artistica di questa splendida realtà, Isabella. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E benvenuta sulle nostre telecamere. Allora Isabella, Caffè del Mar, si parla di Risto Pub, Wine Bar, Disco e tanto altro ancora. Soprattutto il Caffè del Mar è una realtà nata da meno di un mese, se non sbaglio. Meno di un mese, sì, esatto. Ma perché è nato questo locale? È nato il primo step, qual è stato? Realizzare cosa? Realizzare una realtà un po' diversa, sia come ho delle esperienze su questo campo. L'ho chiamato appunto Caffè del Mar, avendo un altro locale che si chiamava Buda Bar, non al sud ma al nord, e allora ho voluto fare una continuità di questo locale che tenevo prima per quasi 4 anni. Ecco, ma noi dobbiamo dire che il Caffè del Mar è aperto dal mattino, quindi delizia ai suoi clienti iniziando proprio dalla prima colazione, poi l'aperitivo, pranzo, cena, insomma offre quali tipi di servizi. È vero, è esattamente così. Ecco, iniziamo proprio dalla colazione. La colazione noi non apriamo per fare colazione la mattina, però dalle 9:30 un po', cioè magari sull'aperitivo più che altro, dalle 11 alla 1 di pomeriggio. Poi giustamente abbiamo pausa pranzo, poi dopo il pausa pranzo inizia l'happy hour dalle 5 alle 7, poi la serata come vedete comunque con la cena, piano bar e dopo... Ma dal lato culinario è possibile ordinare cosa? Cioè quali sono i piatti del Caffè del Mar? I nostri piatti variano sia su terra sia su mare. I piatti di terra, insomma, abbiamo le fettuccine che sono un spettacolo, poi giustamente la carne, la tagliata e tanti altri piatti. Invece sul mare andiamo sui gamberoni al curry, sui frutti di mare fatti in modo particolare, sulla grigliata comunque di pesce che insomma c'è dappertutto, però anche su dei piatti un po' sul giapponese o thailandese, non so se comunque ci sono qui come realtà a Salerno, però l'ho voluto comunque impostare. Quindi una realtà nata da poco ma già sulla cresta dell'onda. Infatti il Caffè del Mar non è solo luogo di passaggio, quindi non so, per prendere un aperitivo o per prendere un caffè, ma si può effettivamente cenare, quindi è aperto ai giovani e non solo. Non so, tutti i ragazzi che di solito prima di andare in un locale si possono fermare qua e iniziare la loro serata, già dare il giusto sprint. Sì, anche perché facciamo l'aperitif sempre con i DJ, sempre con la musica, e non solo, abbiamo giustamente tantissimo aperitivo, come dicevo l'ho impostato un po' sul food and finger, cioè proprio una realtà che si beve e si mangia insieme. Infatti cocktail alcolici, analcolici, c'è davvero l'imbarazzo della scelta, però so che il Caffè del Mar organizza anche serate a tema, iniziando dal giovedì se non sbaglio. Esatto, esatto, praticamente facciamo fine serata, il venerdì karaoke, il sabato sempre piano bar con ospiti diversi, per esempio vorrei anche pubblicizzare il 5 maggio che ci sarà qui con noi Jenny Marigliano. Dopo la serata abbiamo sempre musica dal vivo con i DJ o comunque musica d'accompagnamento. Il 12 ci sarete ancora voi, comunque non solo il Mickey DJ che farà la serata insieme ai Movida Band. Poi cosa devo dire? Il 29 per esempio c'è Felice D'Amico, che è un altro sabato, un altro protagonista. Insomma il mese di maggio è molto, molto movimentato. Ma soprattutto cosa accadrà durante il periodo estivo? Possiamo menzionare qualche evento importante o ancora tutto work in progress? No, stiamo organizzando un grande evento che sicuramente sarà di giovedì, non vi dico ancora la data, che abbiamo una collaborazione con Angelo Izzo, insomma con un paio di PR molto, molto grandi, da Movida, comunque salaritana. Ma il giorno di chiusura c'è? Martedì. Il martedì siamo chiusi. Dobbiamo ricordare dove si trova il Caffè del Mar? Il Caffè del Mar si trova in via Bandiera 10, vicino al cinema Medusa, davanti al stadio Arlecchi, a Salerno. Il Caffè del Mar è disponibile per le loro feste private, non so, per festeggiare compleanni, non so, anniversari, addio al nubilato, al celibato, cioè davvero è disponibile per festeggiare qualsiasi tipo di evento. Esatto, tutti dal 18esimo fino al 30, fino al 40, abbiamo fatto pure le feste dei bambini, perciò avendo il DPAR vicino, insomma ci siamo. Vogliamo dare anche l'info, se lo ricordi? No, non me lo ricordo. Vi dico 348-706-1845, questo c'è sempre come cellulare. Poi ce l'abbiamo qui, ve lo dico adesso, 089, non se me lo ricordo. Allora, diamo l'info? 029-230-29-30-29-23. Ok, perfetto. Isabella, io ti ringrazio. Allora, un'ultima volta, perché scegliere il Caffè del Mar? Perché qui tutto può cambiare, tutto può succedere, non si sa, perciò dovete comunque venire. Grazie.
Ti ringrazio, un saluto agli amici di Night and Day Television. Ciao, un bacio.